io mi ero fermato così. Siamo arrivati a Don Matteo 10. 10 serie di Don Matteo sono un traguardo importante. 10 significa che abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi diciamo che stiamo facendo tutto in ordine. I grandi campioni del calcio, numero 10. Quindi questo sarà un Don Matteo campione. La mia seconda stagione? La terza serie per me. Questa è la mia seconda stagione. Per me sarebbe la quinta. Le storie sono più di 200, che quasi fa paura da dirlo, uno dice, ma continuate ancora a farli. Quindi saremmo, con questo arriveremo a 220 episodi. Scacco matto. Arrivederci, bacio. Se un giorno si sveglia un uomo che ha dormito per 30 anni, si sveglia e sente dire Don Matteo. E chiede che cos'è Don Matteo. Io spiego a lui. Don Matteo è una fiction che racconta la nostra società. Le debolezze, la forza, la volontà, la speranza, la costanza, la sostanza e la finanza. Abbiamo il nostro Highlander, Terence Hill. Terence Hill è un prete investigatore. Detective, sì, ma un detective dell'anima. Poi allo stesso tempo c'è una parte un po' più leggera. Io provo a fare il serio e mi viene qua... Come si fa? Non ci crede nessuno, Andrés. Ah, c'è Andrés. E adesso abbiamo qui con noi Andrés Gil con i suoi... con i suoi, il suo copione qui, come sì. Potete vedere, c'è un copione di Don Matteo 10, firmato, autografato. Questo diventa un pezzo da museo. Siamo molto attenti con gli sceneggiatori, che ci sia sempre un senso di bentornati a casa. In questi tanti anni di Don Matteo, quello che è rimasto invariato è l'entusiasmo. Ormai siamo compatti, ci sentiamo, ci manchiamo quando non ci siamo insieme. E io credo che anche questo venga molto apprezzato da chi ci segue. Io quest'anno faccio il maresciallo, ma devo dire la verità, l'ho fatto anche in Don Matteo 9. Lia stavolta tornerà nelle vesti di carabiniere. Indosserò il fascino della divisa. Cappello o non cappello? Napoleone? 1,39, 4 prima. Sai che c'è? Non sei cambiata. Sei sempre la solita, fai solo casini. E io che pensavo... Pensavi, che pensavi, eh? Dillo, ma poi parli a me di cambiare, tu sei sempre paternalista e codardo. Stop! Da capo! Siamo due bambini. Sì, due bambini e sorelle. Ciao papà, mi vieni incontro. Allora, com'è andata la gita? Bene. E a papà glielo dai un bacio? C'è sempre la mia grande bambina che è cresciuta anche lei, sempre più bella e brava. Perché devi andare? Perché siamo noi la tua famiglia. Solo sì che siete voi, certo. Martina che sta crescendo, però noi non vogliamo che cresca perché ci piace questo candore. Infatti è vietato darle da mangiare, nessuno mi deve dare da mangiare. Questo è una fiction, sembra morta della vera, invece non è. Sono 4 mesi che non mangia la bambina. Di nuovo in Don Matteo 10 ci siamo noi. Noi siamo sempre nuovi, ci rigeneriamo. È cambiata anche un po' la scrittura in questo Don Matteo 10. Ci sono tante cose che io, ti dico la verità, non mi sarei aspettato. Siamo a 60 gradi sopra lo zero. Ovviamente ci fanno piacere pure le new entry. Tante new entry a mettere un po' di pepe a queste storie d'amore. Arriva un nuovo pubblico ministero. È un integralista, è per iniziare ancora con int e integer. No? Nel suo essere serio è buffo per quello. Ci andiamo. Volentieri. Ma no, non ci possiamo andare. Che so, io sabato, il torneo di tiro a volo. Quante volte te lo dico? C'è anche Sara Zanier, la mia fidanzata. È uno di quei personaggi che senza volerlo si mette nei pasticci da sola. Grazie.
finale 8, cui il bacio, chiudi. C'è sicuramente una nuova presenza maschile nella vita di Laura. Aspetta, così forse assomiglio di più. Ecco, adesso sono Alberto Torre. Lui è un insegnante all'università dove io studio. Si metterà lì un po' a dare fastidio nella nostra storia. Spero. Maschi alfa che si affronta. Due galli nello stesso pollaio. Motore! Non è partito, un'altra novità che anche riguarda il mio personaggio è questa ragazza che entrerà più avanti nella storia, che si chiama Sabrina. Sono una novità inizialmente molto misteriosa. Purtroppo il mio personaggio è in carcere, quindi al di là del permesso di lavoro non può uscire. Io rompo un po' le uova nel paniere a Laura, forse. Laura e Tauma si stavano mettendo insieme? Sì, tutto bene. Lei che fa? Mette una ragazza qui, in casa. Una ragazza che poi è... Buona rispetto a Bernardo, non c'è. Vedi come sta ora seria? Lo fa sempre. Pensando. Quando io parlo lo fa sempre. Sto pensando a cosa devo dire. Lui è permalosissimo. Lo sapevo. Beh, adesso siamo di nuovo a Spoleto, città che per la seconda volta sarà protagonista della nostra serie. Rimane immutata la location del 9, mentre rimane cambiata perché prima era una guppia. A Spoleto tutto funziona. Voglio farvi un saluto grande da Lia, un abbraccio. Mi raccomando, non perdetevi la 10ª stagione di Don Matteo. Seguiteci con affetto come sempre. Non mancate perché Don Matteo è... Lo direte voi a fine serie. In attesa dell'11, 12, 13, 14. Intanto finiamo 10 che è molto dura. Ok, grazie. Grazie a te.